Allora, cominciamo un attimo a fare il punto della situazione dopo un giorno e mezzo di presenza qui alla Borghesiana. Lo stato di salute della squadra? Beh, lo stato di salute è uguale a quello mentale. Dunque stiamo bene, abbiamo voglia, c'è voglia di fare, c'è voglia di iniziare l'ennesima avventura di queste Sei Nazioni che tutti vogliono far bene. Cominciamo a capire che tipo di lavoro farete da qui all'Irlanda, considerando che ovviamente per ovvi motivi non ci fate riprendere, vogliamo capire almeno a parole che diamo meno indicazioni agli irlandesi, ma insomma che cosa state facendo esattamente? Sì, siccome anche là in Irlanda c'è Sky, dunque dobbiamo stare attenti a far vedere le nostre cose. No, lavoreremo tanto per l'organizzazione, perché abbiamo di solo 10 giorni per riprendersi la squadra e per fare un nostro modulo. E lavoriamo tanto sul punto d'incontro, perché oramai lì è veramente il punto focale del gioco del rugby. Lavoreremo, per quello che mi riguarda, il mio reparto sulla touche e sulla mischia, per essere ancora più efficaci di quello che è stato novembre, non solo di avere la palla ma di dare delle palle veramente buone per i nostri tre quarti e per essere pericolosi. Come vi state trovando con il... Insomma, abbiamo visto che da novembre anche nei test match il nuovo inserimento di Omar Mounaim ha comunque rivoluzionato un po' il modo dei punti di contatto, sta cercando comunque di cambiare molto il gioco dell'Italia in difesa e non solo. Questo come cosa porta nel gioco dell'Italia? Si riesce anche a velocizzarlo di più poi quando si arriva a contrattaccare, a rubare palloni? Beh, abbiamo visto che a novembre, specialmente dalla seconda e dalla terza partita dove ha avuto possibilità di lavorare un po' di più, c'è stato un grosso miglioramento sui punti di incontro attacco per quello che riguarda i sostegni. Dunque veramente riuscivamo a fare dei punti di incontro con pochi giocatori e avere a disponibilità di palle abbastanza veloci. Il nostro lavoro sarà quello di migliorare ancora di più questa velocità per avere la palla e dunque poter attaccare. E sta facendo tanto anche in difesa per la tecnica del placcaggio, perché non basta fermare l'avversario, ma cercare di dominarlo è veramente il primo attacco, anche se sei in difesa. Castro Giovanni Perugini naturalmente, ma abbiamo visto anche un Andrea Lucifero al ritorno motivatissimo. Ci ha detto: so di avere poche partite, vorrei giocarmele tutte, chi lo sa, magari anche il mondiale. No, bene. Partite non ne ha meno degli altri, la gestione dei giocatori sarà importantissima, dunque avrà il suo spazio sicuramente Andrea, anche perché sta facendo bene in Francia, insomma è qua per quello, è un buon giocatore e si troverà il suo spazio sicuramente. Discorso mischia, vostra contro quella dell'Irlanda, anche alla luce oramai dell'elenco degli infortuni degli irlandesi che ogni giorno si allunga di un pezzo, buon per l'Italia tutto sommato, anche se poi magari quando si studia il singolo giocatore diventa un po' più difficile decifrare giocatori che magari arrivano dai Wolfhounds. Sì, c'è un po' meno riferimenti visivi, però indubbiamente se manca il titolare anche la squadra cala un attimino di efficacia, o meno speriamo. E non è un grosso problema, perché chi va in un nazionale è un giocatore di livello e specialmente alle prime apparizioni è ancora più motivato, perché specialmente nell'anno del mondiale si giocherà il tutto per tutto per poter essere nei 30 giù in Nuova Zelanda. Vostro discorso in mischia, che cosa pensate di portare in più rispetto agli anni passati in questa evoluzione che il rugby sta avendo e cosa vi ha portato anche in questo senso, nel tuo settore in particolar modo, l'esperienza che stanno facendo le due italiane ad altissimi livelli, perché insomma Celtic League e Heineken Cup sono impegni molto pressanti. Ma nella Celtic non sempre sono andate bene le due squadre italiane in mischia, anche se gli stessi giocatori che fanno bene a livello mondiale ce li ritroviamo lì, anche proprio delle prime linee uguali, e hanno un po' di difficoltà, forse sono stanchi, perché non è facile fare quotidianamente, diciamo così, a livello ogni settimana delle partite molto importanti, dunque forse non sappiamo ancora gestire bene questo, ma è il primo anno e dobbiamo pagare un piccolo scotto da questo punto di vista. Ma i giocatori adesso sono di fronte a un cambiamento che vogliono gli arbitri, dunque si vedranno degli arbitri molto più fiscali sulle linee di spinta e sulle legature. Perciò dovremo lavorare a essere molto più puliti in questa fase di gioco, ma lo stesso dobbiamo lavorare per essere ancora più efficaci, perché le mischie adesso tendono veramente a diminuire, anche se nel rugby europeo è sempre un numero alto, però nelle partite internazionali adesso è molte partite sotto le 10 mischie totali, dunque sono veramente poche. L'importante è, se hai una o due occasioni, le devi sfruttare al 100% e provare a segnare. Abbiamo visto spesso proprio il discorso Heineken Cup, sia a Ironi sia a Treviso, soffrire proprio un discorso anche, se vogliamo, di disciplina in mischia, quindi trovarsi spesso ad avere penalizzazioni da parte dell'arbitro perché non si riusciva a concretizzare poi la legatura. Infatti è proprio quello che hanno ribadito a una riunione con gli arbitri, che saranno molto attenti alla linea di spinta, alla legatura. Mi auguro che a quello che dicono poi corrispondano i fatti, perché ogni anno si parte che staranno attento a questo, questo, questo e questo, e poi alla fine
non è così tanta la cura, anche perché a volte certe regole invece di facilitare il lavoro dell'arbitro lo rendono impossibile, valutare l'intenzione, in tempi brevi il movimento, insomma è più facile rendere il gioco più semplice da arbitrare, e più semplice da arbitrare vuol dire anche essere compreso più facilmente dai nuovi che si avvicinano a questo sport. Un'ultima cosa, considerando che insomma ci sono solo 10 giorni di lavoro, quanto può salire il livello e soprattutto quante energie possono recuperare giocatori che, come abbiamo visto, sono arrivati nelle ultime settimane, soprattutto chi ha avuto tanti impegni un po' stanchi? Ma dal punto di vista del recupero è molto importante il recupero mentale, dunque di non pensare momentaneamente al club che ultimamente non ha trovato troppe vittorie, dunque di partire alla pari mentalmente con le squadre che andremo a incontrare. E il recupero energetico, il recupero fisico non è un grosso problema, dunque il nostro preparatore atletico con i nostri medici nutrizionisti trovano sicuramente il giusto mix per far questo, e anche gli allenamenti nostri non saranno devastanti dal punto di vista sia del contatto sia di lunghezza dell'allenamento stesso, per far sì che non riusciamo a modificare tantissimo. Però dobbiamo modificare, trovare il nostro gioco e permettere ai giocatori di essere al 100% a livello energetico per la partita.